Gesù. Noi non siamo qui per fare uno show o per fare uno spettacolo o per chiedere dei soldi o per fare pubblicità o per fare un comizio politico. No, cari, siamo qui per annunciare la parola di Dio, perché la parola di Dio è vita. Alleluia. La parola di Dio è speranza. La spezia ritorna, la parola di Dio. La spezia, non ti dimenticare della parola di Dio. Giovane, non ti dimenticare del Vangelo. Anziano, oh alleluia, di qualunque razza tu sia, puoi essere italiano, cinese, sudamericano, rumeno, arabo, marocchino, africano, ti voglio dire, solo Gesù Cristo è la salvezza, Gesù Cristo è il Messia. Sia benedetto il suo nome. Gesù è il re dei re, è la luce del mondo. Gesù Cristo è la via, la verità, la vita. È tempo che abbandoni i tuoi idoli, è tempo che lasci da parte le tue religioni false e che ti converti a Gesù Cristo. Alleluia. Getta via i tuoi idoli, i tuoi vitelli d'oro, pentiti di ogni peccato, perché il regno di Dio è vicino, carissimi. Dobbiamo convertirci a Gesù Cristo. Egli è la via, la verità e la vita. Gesù non è una religione. Alleluia. Gesù Cristo è la vita. Egli è il Verbo di Dio. Alleluia. Egli è il Salvatore del mondo. Gesù Cristo è il Messia. Gesù Cristo è la salvezza. Gesù Cristo è il Figlio di Dio, è l'agnello di Dio che toglie il peccato dal mondo. Gesù vuole togliere il peccato dal tuo cuore, perché quando tu vivi nel peccato, quando noi viviamo nel peccato, diventiamo schiavi del peccato. Il Signore Gesù lo dice nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8, dice: chi fa il peccato schiavo del peccato. Chi vive nel peccato è schiavo del peccato. Cioè, cosa vuol dire questo? Che il peccato ci rende prigionieri. Il male, cos'è il peccato? Il peccato è il male. Il peccato è la disubbidienza nei confronti di Dio. Cari, e siamo tutti peccatori. Il peccato è l'incredulità. Il peccato vuol dire non vivere per Dio, ma vivere per se stessi. Avere un cuore duro, avere un cuore indifferente. Quando l'uomo, e quando dico uomo dico anche donna, quando l'essere umano ha un cuore duro, vive nel peccato. E il peccato ti rende prigioniero di una condizione di oscurità. L'uomo nel peccato vive nel vuoto. È per questo che questo mondo è in queste condizioni. Non c'è pace, non c'è felicità. In questo mondo non c'è un vero benessere, una vera stabilità. Tutto in questa terra è una apparenza, cari. Ma è una spezia. Ma il Signore vuole cambiare le nostre vite. Il Signore vuole illuminare le nostre vite. Gesù Cristo ha detto: se il Figlio di Dio vi rende liberi, sarete veramente liberi. Solo il Figlio di Dio, il Messia, alleluia, il Salvatore, il Cristo, Gesù di Nazareth, il Figlio di Dio, alleluia, il Verbo di Dio è l'unico che può renderci liberi. Non è una religione che può salvarci. Non è il Vaticano che può salvarci, non è il buddismo che può salvarci, non è l'Islam, non sono gli idoli di questo mondo materiale, non è seguire Padre Pio che ti può salvare, non è una religione, non è una filosofia, è Gesù Cristo. Noi dobbiamo conoscere il Gesù vivente. Cari, il Gesù del Vangelo, il Gesù Cristo delle Sacre Scritture. Non seguire false religioni,
non seguire false credenze, non seguire i tuoi vitelli d'oro, lascia da parte i vitelli d'oro, lascia da parte le vie larghe, le vie della falsità, lascia da parte le false religioni di questa terra e ricevi il Vangelo, il dono di Dio e la vita eterna in Cristo Gesù.